Buongiorno a tutti, siamo insieme al notaio Bilotti che si è gentilmente prestato per la nostra campagna divulgativa per la questione dei lasciti testamentari. La domanda è questa: è meglio un lascito testamentario o una donazione in vita? I due istituti sono due istituti diversi, quello della donazione e del testamento. Hanno lo stesso effetto, devono, vogliono beneficiare un soggetto che può essere un parente o anche un ente o quello che è. Il problema è questo, che mentre la donazione, quando l'hai firmata davanti al notaio, diventa immediatamente efficace, quindi io se ho donato un immobile a mio figlio o a un ente, automaticamente in quel momento lì diventa proprietario. Il testamento invece esplica i suoi effetti quando io avrò cessato di vivere. Le differenze sono queste. La donazione praticamente è revocabile solo in casi estremi, in casi particolari che non stiamo a dire, mentre il testamento può essere revocato fino all'ultimo momento di vita. In questo ultimo momento trovi un pezzo di carta, prima di morire fai il testamento all'ografo e questo vale. Allora, questa è la base, ma quale scegliere? E la scelta in genere, diciamo, uno dei motivi per cui si sceglie o una cosa o la donazione o il testamento è anche di origine fiscale. Perché? Facciamo questo esempio, io ho un alloggio libero, lo dono a mio figlio, esente da IMU, non pago più l'IMU, quindi questa invece se faccio un testamento bisogna vedere allora quale sarà la situazione. Quindi uno è un problema fiscale. Secondo problema fiscale, che forse è quello più importante, per cui in questi ultimi anni abbiamo fatto parecchie donazioni, è quello che attualmente la donazione, che ha la stessa imposta della successione, costa poco perché c'è. Per esempio, rispetto ai parenti più prossimi figli, c'è una franchigia di 1 milione. Adesso, quando io morirò, fra 10, 15, 20 anni, che imposte ci saranno? Quindi, se le imposte sono di più, forse è meglio fare adesso la donazione che aspettare la morte. Anche perché poi c'è questo fatto, in Europa, noi le nostre tasse sono molto alte e lo sappiamo tutti. Ma in Europa l'imposta di successione, la nostra è una delle più basse. Quindi prima o poi, quando ci sarà un governo stabile che non vorrà fare certo prima delle elezioni queste modifiche, quasi certamente c'è già la commissione, verranno aumentate le imposte di successione. E quindi direi che bisogna vedere la situazione, insomma. Però il problema fiscale è molto importante. Benissimo, risposto in modo esauriente, perfetto.